tutti voi, buongiorno, bentrovati al TG 2000 di Mezzogiorno, i titoli di questa edizione. Nessun approdo per i migranti, nuovo caso di naufraghi soccorsi in mare aperto che nessuno vuole, in 450 nella notte, strappati al mare al largo di Linosa, tutti salvi, trasbordati su navi della Guardia di Finanza e di Frontex, ma restano in mare, vadano a Malta o se ne tornino indietro in Libia, rilancia Salvini. Arriva la primavera ondata di calore dell'estate, scatta l'emergenza, weekend da bollino arancione per 7 città, attesi 40 gradi nel centro e sud Italia. Il picco d'afa domani pomeriggio, lunedì poi lo scontro fra l'anticiclone africano e una perturbazione atlantica e saranno temporali e grandinate al nord Italia. Non c'è pace per i monti della Marmolada, il catasto ora li segna in Trentino, ma il Veneto non molla e convoca il Consiglio regionale a 3.000 metri di quota. La guerra dei confini sulla regina delle Dolomiti va avanti dai tempi dell'impero austro-ungarico. Questi dunque i titoli, e allora lo sentivate, il nuovo soccorso di migranti al largo di Linosa, svuotato nella notte il barcone su cui in 450 erano partiti dalla Libia, tutti trasbordati su due diverse imbarcazioni fra Guardia di Finanza e pattugliatori del dispositivo Frontex. Le due navi intervenute restano però nel Mediterraneo senza precisa destinazione, con Salvini che insiste vadano a Malta o in Libia. Poi nella notte sbarcano a Crotone altri 75 curdi iracheni arrivati in barca a vela. Seguiamo Caterina Dall'Olio. In tutto sono 450 migranti che sono stati trasbordati nelle prime ore di questa mattina a largo di Linosa. Adesso 176 persone sono sul pattugliatore Protector di Frontex, altre 266 sulla Monte Sperone della Guardia di Finanza. In queste immagini vedete la posizione delle navi da satellite. Per ora entrambe le imbarcazioni starebbero viaggiando verso nord in attesa di sapere dove attraccare. 8 persone, tutte donne e bambini, sono invece già state trasportate a Lampedusa a bordo di moto vedette della Guardia Costiera per ragioni sanitarie, tra loro anche una donna in stato di gravidanza. Su quest'ultimo caso nel Mediterraneo è già aperta battaglia. Da un lato il Viminale, con il ministro Matteo Salvini che ha ribadito la linea dura dei porti chiusi, per cui la destinazione delle due navi dovrà essere o Malta o la Libia. Dall'altra la non disponibilità della Valletta, che aveva preso in carico il coordinamento del soccorso senza però mandare navi e senza rendersi disponibile ad accogliere sull'isola i migranti. Una storia che si ripete e che vedrà sviluppi nelle prossime ore. Intanto 75 migranti curdo-iracheni sono arrivati sani e salvi nel porto di Crotone verso le 22.30 di questa notte. Sono 48 uomini, 11 bambini e 18 donne e stanno tutti bene. Li ha soccorsi la Croce Rossa italiana, che aveva avvistato l'imbarcazione di fortuna su cui stavano viaggiando. Erano in avaria, quindi i lavori, diciamo, di trasbordaggio dei migranti è durato abbastanza e per fortuna sono tutti in condizioni di ottima salute. Non è il primo caso, voglio dire, di sbarchi. Soprattutto nell'ultimo mese ne abbiamo avuto 3, tra l'altro di numeri contenuti. Il loro pianto straziante aveva commosso il mondo. Torniamo sulla vicenda dei bambini migranti separati dai loro genitori al confine col Messico. Lieto fine per una di loro. Forse la ricorderete anche, in particolare era quella che chiedeva di telefonare alla zia. In queste ore la piccola Alison, 6 anni, ha potuto riabbracciare sua madre. Ci racconta com'è andata Beatrice Bossi. Alison e Cindy escono mano nella mano dall'aeroporto di Houston. Madre e figlia, salvadoregne, rimaste separate per più di un mese dalle politiche migratorie di Donald Trump. Il volto di questa bambina nessuno lo può ricordare, tantomeno così sorridente. Tutti invece ricorderanno la sua voce e il suo pianto, quello che lo scorso 19 giugno rimbalzò su tutti i social network, indignando il mondo intero. Cerró la puerta.
Appena separata dalla madre al confine tra Messico e Stati Uniti, la piccola Allison chiedeva ad una guardia di frontiera di poter chiamare la zia. I suoi singhiozzi e le sue lacrime si confondono tra i pianti disperati di altre decine di bambini che quel giorno stavano vivendo lo stesso atroce destino. Per più di un mese Allison e Cindy sono state lontane. La piccola di 6 anni in un centro per minori in Arizona, la madre invece in detenzione in Texas. Ieri finalmente il lieto fine. E possiamo recuperare il tempo che perdiamo? Siamo molto felici, ha detto Cindy ai giornalisti in conferenza stampa. Ora recupereremo tutto il tempo perso. Più timida e schiva invece la piccola Allison, che non sa di essere probabilmente il simbolo di una piccola rivoluzione. Un giudice del tribunale americano, infatti, dopo aver sentito il pianto disperato della piccola alla frontiera, ha ordinato al governo statunitense di riunire almeno 2.000 bambini immigrati entro il 26 luglio. Restiamo in Centro America perché sono ore di altissima tensione in Nicaragua dopo l'aggressione ai vertici, lo ricorderete, della chiesa locale a Managua. Polizia e paramilitari hanno posto da ieri sera sotto assedio un'altra chiesa, quella della Divina Misericordia, nella zona a sud-ovest della capitale, quella vicino all'università. E così 200 studenti si sono rifugiati proprio in chiesa per sfuggire a un attacco contro la sede universitaria dove erano trincerati. Non vogliamo morire, aiutateci, hanno urlato i ragazzi in mezzo agli spari, stando almeno al racconto in diretta dei giornalisti. Durante l'assedio il sacerdote è uscito dalla chiesa sventolando la bandiera del Vaticano pur di riuscire a far evacuare almeno i feriti gravi. Di segno positivo invece quanto sta accadendo negli ultimi giorni fra l'Etiopia e l'Eritrea dopo una guerra durata 20 anni con migliaia di perdite. Prosegue il processo di pacificazione, così il presidente dell'Eritrea vola in Etiopia per consolidare le relazioni. Commovente l'abbraccio col premier etiope che va ad accoglierlo appena scende dalla scaletta in aeroporto. Lo vediamo con Maria Sara Farci. È un abbraccio storico quello che stiamo vedendo. Dopo 22 anni di guerre e tensioni, oggi il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha accolto a braccia aperte il presidente dittatore etiope Isaias Afwerki. Un primo passo verso il disgelo tra due nazioni sorelle che non avevano più alcun contatto diplomatico dal 1993, quando l'Eritrea ha ottenuto l'indipendenza dall'Etiopia e Afwerki si è trasformato da presidente eletto in tiranno. Da allora, per ben 2 decenni, le due nazioni confinanti hanno vissuto in un perenne stato di tensione, sfociato nel 1998 in un vero e proprio conflitto. Casus Belli, un triangolo di sabbia conteso tra Asmara e Addis Abeba che ha portato oltre 70.000 vittime in soli 2 anni. Poi la svolta nel 2000 ad Algeri con la firma dei trattati che hanno portato a una situazione di non guerra, ma anche di non pace. Il lavoro da fare è lungo perché ci sono molte sofferenze da curare, aveva detto qualche giorno fa Don Mussi Zerai, sacerdote eritreo rifugiato in Italia e fondatore della ONG Abesha. E proprio le ONG sono state bersaglio di Isaias Afwerki, accusato di essere troppo occidentali, insieme ai missionari, i dissidenti e i disertori, causando un vero e proprio esodo infinito per centinaia di migliaia di persone, sia dentro che fuori dall'Africa. L'abbraccio tra Afwerki e Ahmed, che dal suo insediamento 3 mesi fa ha cercato in tutti i modi un dialogo con il presidente dittatore, non è di certo il primo. Già lo scorso 8 luglio i due si erano salutati nello stesso identico modo di fronte alla scaletta di un aereo. Gesti che sembrano finalmente cancellare 20 anni di odio tra due nazioni sorelle. Resta drammatica la situazione in Cina dopo il passaggio del super tifone che ha raggiunto la costa sud di Shanghai e punta adesso verso Taiwan, lasciandosi dietro una scia di distruzione e di morte. Venti tempestosi, piogge alluvionali imperversano su tutta l'area, 241 i fiumi esondati, l'acqua ha allagato molte città, il cosiddetto fiume giallo ha registrato il picco massimo di portata, superando di oltre 7 metri il livello massimo previsto, oltre 4 miliardi di dollari di danni finora stimati. Al momento si calcolano almeno 80.000 sfollati, ma si teme per la sorte di alcuni pescatori che risultano dispersi ormai da troppe ore.
In Italia invece si aspetta un weekend di arsura con l'arrivo della prima vera ondata di calore e temperature al centro e sud Italia al di sopra dei 40 gradi e scatta l'allerta arancione da Firenze a Roma. I consigli degli esperti: non uscite nelle ore più calde. Marco Bergamaschi. Termometro anche oltre i 35 gradi, come previsto arriva il caldo torrido su tutta l'Italia, soprattutto nell'entroterra e nelle grandi città. Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sulle ondate di calore, alzando ad arancione il livello di allerta per 8 centri dove domani si raggiungeranno temperature fino a 36 gradi, in particolare a Roma e Frosinone, e con picchi fino anche a 40. Le città sotto osservazione per questo fine settimana sono Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina, dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare quota 36, quindi temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle fasce a rischio. I consigli sono i soliti: evitare di uscire nelle ore più calde, restare in casa bagnandosi con acqua fresca, utilizzare il condizionatore anche se in modo corretto, bere molti liquidi evitando gli alcolici e mangiare leggero, e non lasciare sole in auto persone non autosufficienti come anziani o bambini, neppure per brevi intervalli di tempo. Il primo cambiamento sensibile del clima arriverà tra domenica sera e lunedì, quando sono previste piogge temporali su gran parte del nord, con l'estensione verso sud della perturbazione che dovrebbe mettere la parola fine a questa ondata di caldo. Oggi a Tropea una violenta scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Vulcanologia quando erano le 4:50 a largo della costa. Il sisma nettamente avvertito da tutta la popolazione, in questi giorni numerosa lungo la fascia costiera, anche per la presenza dei vacanzieri, non risultano al momento danni né a cose né tantomeno alle persone. Monitoraggi però proseguono ancora in queste ore da parte della Protezione Civile. Saliamo adesso in montagna, sulle Alpi della Marmolada, per la disputa sui confini che dura da decenni. Una sentenza sposta il territorio in Trentino, ma il Veneto insorge, annuncia ricorso a suon di carte bollate. Sono decenni che non si sa a chi appartenga la regina delle Dolomiti. Ci spiega tutto Diletta D'Agostini. La Marmolada è trentina, lo afferma l'Agenzia del Territorio di Roma, che annulla l'accordo siglato dai presidenti di Regione Veneto e Trentino, Galan e Dell'Ai, del 2002, in favore del decreto del 1982 del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Soddisfazione in Trentino e perplessità sul versante veneto delle istituzioni. Per me è stato un fulmine a ciel sereno e sicuramente non l'ho presa con grande felicità, anzi, e quindi adesso siamo pronti a dare battaglia se battaglia si deve dare. Confini che riportano indietro nel tempo, fino al 1911, quando l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia dei Savoia si accordarono per fissare le loro frontiere. Oggi al posto di austriaci e stato sabaudo ci sono i comuni di Canazzei e Roccapietore. Questo il pensiero raccolto sul versante veneto. Io mi auspico che la sfruttino bene, che sappiano sfruttare nel migliore dei modi quel bellissimo ghiacciaio, perché veramente se no sarebbe un peccato. Mi auguro che venga ancora più gente, perché qui veramente se ci tagliano fuori siamo veramente spacciati qua. Con lo stesso spirito i commercianti di Canazzei, felici del traguardo, ma con lo sguardo attento alla tutela di questo immenso patrimonio naturale. Capire questa disputa che si trascina ormai da anni è sempre stato difficile anche per noi trentini di Canazzei capirla. Io credo che la cosa bella è che forse finalmente si è fatto un po' di chiarezza. Le schermaglie burocratiche non sembrano terminate. Aspettando l'evoluzione degli eventi, sulla Marmolada regna perpetuo il grande silenzio della montagna. Prima di chiudere, vi portiamo a Parigi oggi il 14 di luglio. Allora andiamo in diretta grazie al circuito internazionale della Reuters. Le immagini ci arrivano della grande parata militare celebrativa appunto del 14 luglio, festa nazionale di Francia, in ricordo della presa della Bastiglia, cavalleria, legione straniera, reparti motorizzati, pattuglia acrobatica. Sentite anche la musica, la grande francese si mette in mostra lungo gli Champs-Élysées con orgoglio. Naturalmente occhi puntati anche sulla sicurezza, 12.000 agenti stanno vigilando proprio sulla festa aperta dal presidente Macron.
Bene, così in Francia e noi abbiamo concluso. Il TG2000 torna alle 18.30. Grazie per averci seguiti. Da parte mia l'augurio di una buona domenica. Arrivederci.